quindi avviene in questo momento l'ingresso in campo. E quindi Vasto Girardi, che scenderà in campo con il numero 1 Cerroni, con il 2 Tocco, con il 3 Minichillo, con il 4 Ceccuzzi, con il 5 Ruggeri, 6 Visani, 7 Caon, 8 Iacullo, 9 Fontana, 10 Salatino, 11 Zuccherato. A disposizione di Mister Bertone ci sono Caravano, Camara, Bontempi, Caterino, Accunzo, Anzalone, Antogiovanni, Ferrara e Iacovetta. Passando invece alla formazione di casa, con il numero 1 Osservarli, con il 3 Ramirez, 4 Scalini, 5 Sicu, con l'8 Diuric, 9 Maio, 13 Mesisca, 20 Picchierri, 24 Pellacani, 29 Chieremateng e con il 30 Tonelli. Fischiato in bocca e fischio di Petrov. Inizia così l'ottava giornata di campionato con il Vasto Girardi che può impostare subito il primo pallone. Ignorato, Ramirez preferisce tornare da Sicucu e in questo momento va, rilancio in avanti, teso, bella palla per Maio che la insegue, prova a tenerlo Ruggeri. Maio, palla in mezzo per Chieremateng, anticipato, la palla rimane ancora buona per Maio che la lascia a Pellacani, rimane in attacco il Riccione, palla dentro per Ramirez a cercare Maio, viene sfilata la palla e poi spazzata. Cross in mezzo, forte a cercare la testa e poi la conclusione. È tutto regolare. Testa di Iacullo per quella di Ruggeri e arriva il vantaggio del Vasto Girardi al 26esimo minuto di gioco. Oh, alza la testa, arriva il cross in mezzo a cercare Fontana, la lascia poi uscire Ramirez che poi si libera anche di Salatino. È tutto buono, si continua a giocare. Allora Maio, cercato dentro Pellacani, buono il pallone, non trova l'aggancio il 24 del Riccione. Poi Chieremateng non lo lascia rimbalzare, prova ad allungarla per Maio, poi Visani copre e sull'ultimo tocco di Visani arriva il duplice fischio da parte di Petrov che mette fine al primo tempo con il Vasto Girardi che va a riposo per 1-0 e si riparte in questo momento. Partire in contropiede Riccione, un 2 contro 2, Tonelli, bella palla dentro per Napolitano, poi tocco, la ferma con la mano, era già ammonito, secondo cartellino giallo ed espulsione. Pellacani se la porta sul mancino, ancora Napolitano, cross in mezzo, bello, interessante, troppo lungo però. Pellacani non trova un compagno libero, si mette in proprio, allora Pellacani entra in area di rigore, Pellacani atterrato, alla fine il fallo è di Pellacani che è andato a stendere Zuccherato. Ceccuzzi, Tonelli indietreggia, poi messo in mezzo, alla fine arriva Picchieri che può calciare, potente da sotterra ma non trova lo specchio della porta. Passi in mezzo, due Chieremateng, la lascia per Diuric, dentro per Maio. Maio, palla per Tonelli che calcia, ribattuta, la palla rimane ancora lì, Tonelli, Zuccherato, poi calcia Napolitano, alto, altissima la conclusione di Napolitano. Napolitano, sovrapposizione di Picchieri è servito Simone Napolitano per lo scambio, ignorato però allora Tonelli, poi Tonelli, tutto regolare, Pellacani l'appoggia per Maio che calcia al volo di destro che non trova lo specchio però della porta. Caon prova a rubargli il pallone, non ci riesce, è tutto regolare, gli ruba il pallone Caon. Salatino, palla per Ceccuzzi in area di rigore, ha provato lo scambio, ancora Ceccuzzi dentro, chiude bene Servalli, dentro per Ferrara, la mette giù Ferrara, calcio adesso, chiesto un fallo di mano, arriva calcio di rigore, posiziona la palla sul dischetto del rigore Maio, quindi è Maio contro Cerroni. Maio contro Cerroni, parte adesso Maio, la blocca Cerroni, la palla rimane lì e Maio
pareggia i conti. Proprio cattiva la partita in campo. 10 minuti per colpa di questa roba qua. 10 minuti. Rosso. Vergognati. Cartellino rosso. Vergogna. Farà segno che si recupererà tutti, tutto, ma è arrivata un'altra espulsione. Ramirez, Kerematen libero, viene servito, esce su di lui in pressione Camara. Kerematen indietro per Ramirez, cross in mezzo per la testa di Maio. Nei minuti di recupero il numero 9 la ribalta. Raddoppiato, arriva il fallo. E qua arriva il triplice fischio. A casa quello che meritate. Da parte di Petrov. Vedete che si chiude in favore del Riccione che riporta a casa tre punti importantissimi.